Buonasera, bentornati in diretta dai giardini ex Fiorale per la seconda serata del Live Rock Festival. Siamo qui con due pezzi grossi, due membri importanti del collettivo Piragna, Gabriella detta Lalla, che molti di voi vedranno e conosceranno, e così anche Arianna. Allora, partiamo subito da Lalla. Lalla è la voce del Live Rock Festival praticamente da quando è nato e ha appunto un ruolo importantissimo. Descrivicelo in breve, Lalla, e le prime difficoltà che hai avuto magari ad affrontare questo ruolo così importante. Innanzitutto ciao, buonasera. Lalla sì, è la voce ormai da, non proprio fin dall'inizio, però comunque da tanti anni ormai di Live Rock Festival, e il ruolo della presentatrice di questa manifestazione è innanzitutto un ruolo di amore, di un amore per questa realtà, per questo gruppo di ragazzi che si dedica anima e cuore alla manifestazione, a questa manifestazione che è diventata così importante. Quindi non è solamente una cosa mia personale, ma è proprio voler rendere giustizia a tutti questi ragazzi, grandi, piccolini, che si impegnano così tanto per riuscire a costruire queste cinque serate nel miglior modo possibile. Quindi tutti quelli che lavorano durante l'inverno, che cercano le migliori proposte sul campo musicale, i ragazzi poi che si impegnano per le varie collaborazioni con associazioni, che ne so, umanitarie, sociali. Voglio nominare per esempio le Brigate di Solidarietà Attiva, che quest'inverno abbiamo scoperto per portare aiuto nelle zone terremotate, e quindi ci sono stati parte di Piragna che sono andati là in quei paesi a cercare di dare una mano. Abbiamo organizzato delle raccolte per cercare di mandare aiuti in queste zone, e questa è solamente una piccola parte, ecco, di quello che è la realtà del collettivo Piragna. Quindi per me essere la voce del festival significa veramente dar voce al collettivo e a tutti i ragazzi che ne fanno parte, che si impegnano tantissimo, veramente tantissimo. Non è solamente essere volontari, ma proprio amare con passione questa nostra festa. E proprio l'anno scorso il collettivo Piragna, ma anche il Live Rock Festival, celebrava i suoi 20 anni, e per festeggiarli nella maniera migliore alcuni membri del collettivo si sono aiutati anche in questo caso e hanno scritto quello che è un libro che racconta un po' la storia di quello che è il collettivo e di quello che è il Live Rock Festival, raccontando anche un po' gli aneddoti e le difficoltà che questo festival ha dovuto superare prima di essere uno dei migliori festival a livello nazionale. Ce ne vuoi parlare? Volentieri. Allora, mentre l'Arianna ce lo illustra, lo sfoglia, il volume dei 20 anni di Collettivo Piragna è nato interamente da un'idea e dal lavoro dei membri del collettivo. Quindi io mi ricordo più o meno un anno fa ci fu detto: ma per celebrare questi 20 anni facciamo qualcosa di grande, qualcosa di unico che non abbiamo mai fatto, no? E scriviamoci un libro. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere le foto, ovviamente la maggior parte poi erano anche cartacee, non solamente digitali, perché ovviamente si parla del 97 all'inizio, quindi potete immaginare quella che è stata poi la raccolta e la messa in su carta, sul libro, quello che è stato la difficoltà. E in più ovviamente sono stati scritti dei testi, quindi dei racconti, sia da parte, ecco, di istituzioni, magari, ecco, i vari sindaci che si sono susseguiti durante le edizioni di Live Rock Festival, che noi proprio del collettivo, che abbiamo scritto, alcuni di noi hanno scritto il proprio racconto dedicato ad un anno dell'edizione. Quindi si è rifatto proprio tutta l'escursus di tutte le edizioni, tutte le 20 edizioni del Live Rock Festival. Insieme a questo
ovviamente per presentare il libro non è che si poteva fare il libro e tieni ha fatto il libro, no, ci abbiamo fatto su un evento vero e proprio, un evento con i controfiocchi per essere francesi, quindi quindi questo aprile, il 22 aprile abbiamo messo su questa bellissima festa al Teatro dei Concordi qui ad Acquaviva, in cui è stato innanzitutto presentato il volume e poi, come tutte le feste che si rispettino, abbiamo mangiato, bevuto e ballato, perché c'era insieme a noi poi uno degli artisti che si è esibito al Live Rock Festival, Sandro Joyeux. E il libro, voglio sottolineare, poi ti passo il microfono, lo vendiamo anche durante queste sere presso il bookshop qui al Live Rock Festival. Ecco, infatti volevo andare proprio da lei, da colei che si occupa del bookshop. Ce ne vuoi parlare, Arianna, di quello che è il bookshop, di cosa possono trovare tutte le persone che vengono al Live Rock Festival e che appunto si interessano di libri, e quindi magari di cosa è formato, da cosa è formato il bookshop? Allora, il bookshop, ovviamente, come ha detto Lalla, ha in vendita il libro dei 20 anni del Live Rock, che ovviamente è un pezzo molto raro e prezioso che ognuno di noi dovrebbe avere a casa, perché un domani sarà veramente un libro storico. Oltre a questo libro abbiamo tutto il merchandising ufficiale del Live Rock Festival, quindi la maglietta dell'edizione del 2017, le magliette storia degli anni passati, perché per chi non ha potuto potrà ritrovarle, abbiamo la shopper, lo zainetto, insomma tutto il merchandising ufficiale del Live Rock. Abbiamo oltre 300 titoli presenti al bookshop, tra narrativa, fumetti, e quest'anno la grande novità è l'editoria per l'infanzia. Abbiamo ovviamente avviato questo nuovo percorso perché anche il target del Live Rock è cambiato, quindi non possiamo prenderci in giro che sta un po' cambiando, quindi ci sono da diversi anni tanti bambini e abbiamo deciso così di dedicare a loro una zona con una parte di libri per l'infanzia, quindi vi aspettiamo tutti al bookshop lato birreria. Allora, io direi che da Arianna e da Lalla è tutto, così almeno Lalla sale sul palco perché tra poco c'è la presentazione, quindi noi ci vedrete dopo per la seconda diretta al Live Rock Festival. Valdichiana, buonasera, benvenuti qua in diretta dall'ex fierale di Acquaviva per raccontarvi la seconda serata del Live Rock Festival, del 21esimo Live Rock Festival. Una storia lunga 21 anni che continua ancora ad essere un successo per tutto il territorio e per un gran lavoro e delle tante soddisfazioni per tutti i volontari che lavorano, che sono dietro alla regia di questa fantastica manifestazione. E qua per l'occasione, per parlarci un po' anche della storia della manifestazione, è venuto a trovarci Alessio Biancucci, il direttore artistico del festival, ma possiamo anche dire uno dei 13 fondatori del collettivo Pirania. Allora, prima di andare un po' a ripercorrere quella che è la storia del Live Rock Festival, facciamo la prima serata è andata, siamo alla seconda, ancora una serata dove si attendono ospiti internazionali, presto per fare bilanci, però la soddisfazione della prima sera c'è già. Sì, allora, indubbiamente la prima serata è partita con un input piuttosto energico, vitale, quindi abbiamo visto un'ottima risposta del pubblico. Dal punto di vista qualitativo sicuramente abbiamo già messo in mostra degli aspetti artistici importanti, significativi, a cui tenevamo particolarmente, grazie soprattutto alla collaborazione, alla direzione artistica, di cui io sono in realtà ormai un po' il veterano, anche in prepensionamento, diciamo così, e in realtà un grande lavoro è svolto anche da Giulia Caravelli e Andrea Biagianti, con cui condividiamo questo onere, questo onore ovviamente, ma anche questo impegno particolarmente significativo, e con loro abbiamo lavorato ovviamente tutto l'inverno per cercare di allestire una programmazione che alla fine siamo convinti essere
molto molto solida dal punto di vista artistico e anche molto accattivante dal punto di vista popolare, e questo è l'equilibrio che noi andiamo a ricercare e che ha sempre contraddistinto questa manifestazione dal 1997 ad oggi. Equilibrio che il pubblico apprezza, visto anche quello che le persone che ieri erano qua all'ex Fierale. Allora Alessio, tu sei stato uno dei soci fondatori di questo collettivo. Come è nata l'idea di fare un collettivo in primis e poi l'organizzazione del live? Ma in realtà il processo è stato inverso, nel senso che prima un gruppo di giovani informale ha iniziato a partecipare, inserendosi nell'ambito della storica fiera di San Vittorino qui di Acquaviva, ha iniziato a organizzare una rassegna rock su settembre nel 1997 appunto. Dal momento in cui nel giro di un paio di anni di edizioni già questa rassegna iniziava ad assumere una forma piuttosto marcata sia nei contenuti sia nelle forme, questo gruppo di giovani, che fino a quel momento si era appoggiato sul piano istituzionale ad altri soggetti preesistenti qui sul territorio, ha deciso nel 2002 il gruppo di giovani di costituire un soggetto autonomo, indipendente, che potesse gestire con la massima serenità e anche appunto la massima libertà tutte le scelte organizzative e strategiche. Quindi in quel modo è nato nel giugno del 2002 il collettivo Piranha, fondato da 13 soggetti, e poi ovviamente questa associazione ha iniziato a muoversi, oltre che dal punto di vista organizzativo relativamente all'Live Rock Festival, anche su tutta una serie di ambiti di impegno sociale e culturale che portiamo avanti per tutto l'anno, e è diventata un'associazione con 200 volontari operativi sulla manifestazione, come succede in questa serata in cui in questo momento mentre stiamo parlando ovviamente ci sono 200 ragazzi in giro tra ristorazione, palco, birrerie eccetera, e tutto quello che concerne la realizzazione dei servizi connessi alla rassegna del Live Rock Festival, perché questa è nata appunto dal primo momento con l'equilibrio tra la festa popolare e quindi anche la tradizione che abbiamo nel nostro territorio della festa popolare e una rassegna musicale che fosse quantomeno più innovativa e sorprendente possibile. Senti, tu hai visto, insomma, hai fatto parte dell'organizzazione di tutti e 21 i live. C'è un live che ti ricordi in particolare e il ricordo del primo, di quello del 1997? Allora, nel 97 non credo di essere stato nemmeno maggiorenne, forse fui coinvolto dai famosi ragazzi più grandi che soprattutto nella nostra dimensione di paese ovviamente hanno un ruolo anche formativo oltre che diciamo così cordiale, e quindi fui coinvolto e la mia mansione in quelle prime due edizioni era quella di preparare panini al pub. E in realtà il ricordo è quello di una situazione molto spontanea in cui c'era un gruppo di ragazzi che volevano fare una manifestazione per loro stessi, perché quando andavano alle altre manifestazioni che stavano in giro qui nel territorio non si divertivano abbastanza, quindi il clima era proprio quello di fare una roba che divertisse noi stessi, e questo ce lo siamo portato avanti tuttora quando per esempio pensiamo alla programmazione artistica, alle proposte ambientaliste, gastronomiche eccetera. Prima di tutto ci poniamo il problema se le innovazioni, le scelte, le decisioni che prendiamo possano assecondare le nostre esigenze. Dopodiché abbiamo visto che per la proprietà transitiva della bellezza piace quello che piace a noi, piace anche al nostro pubblico, però ecco, in quegli anni là c'era moltissima spontaneità, niente a che vedere con l'organizzazione spesso persino zelante, no? Che abbiamo in questi momenti per essere più possibile pronti a raccogliere tutte le richieste e le esigenze del pubblico. In quei primi 2-3 anni era tutto molto più anarchico, e però c'era un clima davvero di partecipazione attiva che ti costringeva in qualche modo a renderti conto che senza di te nessun altro avrebbe fatto le cose per te, e quindi lì in quegli anni lì ti rendevi conto che effettivamente non è che potevi arrivare la sera alle 8, tanto qualcuno c'era a pensare per te, o c'eri te o non c'era nessun altro, e quell'aspetto là è lo scarto fondamentale tra la partecipazione attiva a un progetto e invece la collaborazione più o meno latente, che può essere cosa di un momento, che è preziosissima ma che poi non è sufficiente alla realizzazione complessiva di tutte le attività di un'associazione.
Oh, storia e ricordi che sono raccontati nel libro che avete comunque lanciato l'anno scorso in occasione dei 20 anni del live. Tu sei intervenuto, c'è anche un tuo scritto in questo libro. Mentre scrivevi, ti sei guardato ovviamente un po' indietro da quando è nato a dove siamo arrivati. C'è qualcosa che avresti voluto fare ma che non hai fatto e che magari vorresti fare in futuro? Sì, ma ovviamente non lo dico perché sennò, se poi casomai lo facessimo, rovineremmo l'anteprima, questo è fuori di dubbio. In realtà ci sono alcune idee che nel corso degli anni non abbiamo solo elaborato o abbozzato, ma in linea di massima le idee che ci vengono e che ci convincono subito tendiamo a realizzarle immediatamente. Facciamo questo esempio di cui non so se avete già parlato perché non ho seguito, ma ieri pomeriggio, nel momento della immediata vigilia della manifestazione, ci siamo inventati una mostra fotografica che abbiamo allestito oggi stesso e che sarà una mostra in progress a cui teniamo particolarmente, che valorizza il lavoro dei tecnici audio e luci che fanno parte dello spettacolo. Cioè, quando si va a vedere un concerto, la figura dei tecnici audio e luci spesso rimane dietro le quinte, ma in realtà non è una formula questa qui di dire sì, i lavoratori dello spettacolo, sì, ma in questo caso quando si parla di rock and roll la figura dei tecnici è decisiva e non ci rendiamo conto quanto sia preziosa. E nel nostro caso abbiamo deciso di rendere omaggio a un nostro amico, un fratello che è stato con noi fino all'anno scorso, Piero Razzetti, fonico, e l'abbiamo fatto con questa mostra che ritrarrà con gli scatti dei nostri fotografi tutti i tecnici di palco e di sala che si susseguiranno in queste 5 giornate. Ecco, questa cosa l'abbiamo pensata ieri pomeriggio e oggi l'abbiamo già realizzata, quindi diciamo che fino a questo momento, in questi 20 anni, la maggior parte delle cose che ci sono venute in mente prima o poi le abbiamo realizzate. Quelle che ci piacerebbe realizzare teniamocele un attimino di segreto, perché chissà che poi magari il prossimo anno le facciamo, almeno rimangono una sorpresa, ecco. Ecco, una sorpresa anche è stata questa, insomma, diciamo il lavoro nel lavoro, state portando avanti parallelamente le due cose. Allora Alessio, ti ringrazio per essere venuto qua nel nostro angolo interviste, ti lasciamo al tuo lavoro perché so che durante gli spettacoli ovviamente c'è da fare, c'è da coordinare, e grazie, e voi rimanete lì, ci vediamo tra pochissimo con gli ospiti e gli artisti, altri artisti della serata, tra poco. Diretta Rock da Acquaviva, Parco Ex Fierale, Live Rock Festival 2017, 21esima edizione, in diretta sulla pagina Facebook della Val di Chiana, approfondimenti e interviste. A questo turno, a questa sessione di Diretta Rock abbiamo, diciamo, gli ospiti, uno degli ospiti più attesi di questa edizione di Live Rock Festival, e si esibiranno proprio stasera sul palco centrale dei Giardini di Acquaviva. Sono i protagonisti dell'indie pop italiano, hanno all'attivo 5 dischi, l'ultimo disco Marassi ha suscitato l'attenzione praticamente di tutti i tipi di pubblico e anche dei canali di distribuzione e dei media più grandi e più importanti. Gli Ex Otago sono con noi, grazie mille di essere qui, grazie per averci concesso questo pugno di minuti prima del live. Ho detto indie pop, però è difficile utilizzare questo termine, sappiamo che i generi fuori dall'anagrafe lasciano il tempo che trovano. Cos'è successo secondo voi negli ultimi anni? La discografia mainstream ha attinto dall'universo indipendente e voi, diciamo, siete stati uno delle realtà più interessanti che sono emerse dall'underground e hanno suscitato l'interesse di un pubblico più grande. Cos'è successo? Ma diciamo, cominciamo col dire che forse ha più senso chiamarci pop, no? Più che indie, nel senso che ormai, per fortuna, no? Anzi, noi lavoriamo perché queste barriere si infrangano e finiscano, perché crediamo e amiamo pensare che esista la musica buona, la musica cattiva, la musica pop, la musica metal, e noi facciamo pop in maniera differente sicuramente rispetto a magari Laura Pausini, ma pur sempre pop.
forse ci si è un po' resi conto che la musica, no, proposta magari dai talent ha un po' stufato e spesso non è così di qualità come si crede. E incredibilmente è un periodo che un sacco di band nate dal basso scrivono semplicemente dei dischi bellissimi che non parlo di noi ovviamente, ma che insomma è quasi impossibile non recepirli e comunque dargli credito, e di conseguenza effettivamente sta succedendo che anche le grandi etichette si stanno così muovendo per accogliere e ascoltare molto più di prima gruppi pop nati dal basso, anche perché secondo me il salto di qualità negli ultimi anni è stato proprio che nei gruppi pop nati dal basso si è diventati più orgogliosi nel fare pop. Una volta, magari 10 anni fa, eravamo quasi paurosi, no, di fare pop. In realtà oggi per noi fare pop è una cosa molto bella e ne siamo estremamente orgogliosi e qualcosa di buono sta uscendo. Il vostro ultimo disco comunque è prodotto da Garrincha e Inri. Garrincha è una delle, diciamo, autorità nell'ambito discografico italiano per un certo tipo di musica, quella a cui ci siamo riferiti nell'ultima domanda. Ultimo disco che si intitola Marassi e che è probabilmente un tributo a quella che è la città che vi accoglie, che è la vostra base operativa. Ecco, quanta Genova c'è in quello che fate? E anche pensando al retaggio che ha questa città nel suo glorioso passato cantautorale, penso alla scuola genovese, ma anche a tutti i grandi artisti che hanno operato musicalmente nel vostro territorio. Va, sicuramente è un'eredità con cui è necessario confrontarsi, come ogni figlio con il proprio padre o il proprio nonno. È vero che come ogni figlio col proprio padre e il proprio nonno, ad un certo punto bisogna avere il coraggio, la volontà, anche la follia in certi casi, di prendere le distanze, di prendere delle vie che magari non sono quelle che sono state tracciate, non perché siano sbagliate, semplicemente perché magari sono un po' antiche, sono superate. E questo non vuol dire che abbiano perso valore, ma questo vuol dire attingere a un'eredità per fare qualcosa che vada avanti, che guardi non solo anche indietro, ma non solo anche al proprio circondario. Cioè rivolgersi partendo da Marassi a tutta Italia. In realtà nel nostro disco amiamo dire che ci sono influenze molto europee, se non di musica proveniente in realtà da tutto il mondo. Abbiamo ascoltato gruppi americani, abbiamo ascoltato gruppi inglesi, DJ tedeschi, qualunque cosa. Quindi sì, c'è un'eredità, ma siamo orgogliosamente convinti di essere in grado anche di superarla. E poi adesso è interessante che c'è una nuova scuola genovese, che speriamo che non si abbia paura di chiamarla così, che in certo senso fa parte di cui noi un po' facciamo parte, ma che sta nascendo adesso con dei rapper tipo te, Dua Easy, Cromo, e quindi speriamo, questo come esempio per dire che si possa ancora usare la parola scuola genovese, anche se non è più quella dei padri. Tutto qua. E stasera vi confronterete con un palco nel quale sono passati tra i più importanti artisti italiani. C'è una differenza tra il vostro modo di porvi con il pubblico nei club o comunque nei luoghi, diciamo, più congeniali alla vostra storia, al percorso che avete fatto, e i grandi palchi, penso a quello del Primo Maggio, ma ai grandi festival che raccolgono un pubblico estremamente più ampio? Ma diciamo che noi amiamo essere sopra e sotto il palco esattamente identici, no? Cioè noi siamo l'ex Otago ovunque, perché l'ex Otago non solo fanno musica, ma hanno anche qualche pensiero, no, sulla vita di tutti i giorni, su ciò che vediamo. Per cui amiamo essere, anzi proviamo ad essere identici sia sotto che sopra. In realtà poi non ci riesce così facilmente, perché salire su un palco come il Primo Maggio non è facile, ecco, avere la serenità, no, e la, come si può dire, la tranquillità di essere se stessi. Per cui ci proviamo biecamente, spesso non ci riusciamo, però diciamo che il nostro sogno, almeno il mio personale, è quello di andare in ogni palco ed essere serenissimo come
quando, che ne so, vado a fare veramente qualsiasi cosa di estremamente comune, perché credo che la forza dell'exotico sia quella. Noi facciamo pop e il pop nasce tra la gente, no? E per la gente, per cui a me piacerebbe che noi riuscissimo a, così, a, ad arrivare su tutti i palchi, dai più piccoli ai più grandi, in maniera esattamente simile o uguale a quando siamo sotto il palco in mezzo alla gente. Molto easy. Per chiudere, visto che il disco si intitola Marassi, è iniziata la Serie A, come vedete la situazione? Io la vedo molto bene perché, essendo sandoriano, stiamo vivendo un piccolo sogno. Questi... cioè, scusa. La band è divisa tra Doria e Genoa. C'è una parte che sogna, una parte che piange. Ma passiamo la parola a chi tifa questi piccoli clubetti che cercano di farsi strada in mezzo a un campionato di grandi squadre. Ma non, io non aggiungerei altro, perché povera, cioè, i piccoli clubetti, cioè, si parla di un gruppo, del primo gruppo d'Italia rispetto a un circo di San Piero d'Arena di appassionati, per cui insomma, diciamo che effettivamente si è già risposto da solo il nostro amico Simone. Chiudiamo velocissimamente. Sicuramente ci sarà tra il pubblico stasera qualcuno che non vi ha mai sentito prima. Mi sembra molto strano. può capitare, magari quello 0,06%. Che messaggio vogliamo dargli? Che tipo di spettacolo si deve aspettare? Ma un messaggio di speranza? No, sto scherzando. No, beh, una serata in cui sarà un piacere permettergli di così dimenticarsi dei vari problemi, slogandosi le ginocchia, ballando, bevendosi dei Cuba Libre, provandoci con l'amica che l'ha portato qua, insomma, ecco, insomma. Quindi fiesta! Fiesta grande. Oh, freshness. L'ultima volta che fa di così. Grazie. Io ringrazio infinitamente gli Exotago, loro si esibiranno per secondi, prima di loro i Sex Pistols. Venite, accorrete numerosi al pubblico che ci sta seguendo in diretta. Giardini, ex virale di Acquaviva, Live Rock Festival 2017. Grazie mille, veramente di cuore. Grazie.